1873-2012. Il corpo della Polizia Locale di Brescia compie 139 anni, un anniversario che quest'anno è stato celebrato nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico per Geometri Niccolò Tartaglia per rimarcare il legame tra la Polizia Locale e la scuola attraverso l'educazione alla sicurezza stradale. Come da tradizione, la cerimonia ha voluto onorare il personale in servizio che si è distinto nel corso del 2012 per aver dimostrato spiccata professionalità in operazioni di particolare difficoltà. È una festa, ma nella festa c'è la consapevolezza di ringraziare chi giorno, notte, feste lavora per noi, lavora per la città, cerca di dare quelle risposte che la città chiede e credo riesca davvero bene nel fare in modo che ogni richiesta, ogni domanda che viene dalla città, dall'amministrazione possa trovare risposta con nuovi compiti, nuove competenze e nuove disponibilità. Un corpo, quello della Polizia Locale di Brescia, sempre più attivo nel controllo del territorio, nella prevenzione dei reati e nella repressione. A parlare sono i numeri. Nel 2011 gli arresti sono stati 122, 5.473 i grammi di stupefacenti sequestrati, 107 le operazioni antiprostituzione e 259 i sopralluoghi in immobili e gli sgomberi, 1.934 i controlli in parchi e giardini, 8.504 i controlli commerciali, 52.660 le sanzioni per il transito nella ZTL, oltre 42.000 per i divieti sosta, 291 le patenti ritirate. È un momento in cui anche lo utilizziamo per una riflessione su quello che abbiamo fatto, ma su quello che vogliamo proporre alla città. E quest'anno, nei discorsi ma anche nella sostanza, vogliamo riproporre la nostra attività di prossimità sul territorio a contatto con i cittadini. Questo è un obiettivo ambizioso, ma vogliamo perseverarlo nel 2012, ma anche negli anni futuri. Ieri è stata poi inaugurata la nuova sede del distaccamento di via San Faustino, nevralgica per il centro storico. È la terza che inauguriamo come amministrazione comunale in 4 anni di lavoro, segno tangibile di un investimento molto forte non soltanto in muri, in mattoni, ma anche in uomini e donne assunte e formate per essere operatori di sicurezza, nella riorganizzazione appunto del corpo, dando vita ad esempio al pattugliamento di quartiere grazie al nucleo quartieri che si occuperà unicamente uomini e donne formati in tal senso a rapportarsi con la gente nei quartieri, svolgendo servizio a piedi, come una volta, ma con una formazione diversa, più importante, più profonda. E questo è il segno della volontà di contribuire nel tempo a rendere questa città più tranquilla.